Ciao a tutti e ben ritrovati con un altro cast da parte dei 5 GG Branches. Io sono Lord of Chaos e per fortuna vostra ma anche mia. Con me abbiamo Veon. Ciao Veon. Ciao Lord, e abbiamo anche con noi il nostro caro amato Statman. Cyber. Buonasera a tutti. E siamo qui dunque a castare le PS con Team Impulsive contro i Memento Swaggare Semper, che chiameremo durante tutto il cast MSS per comodità. E già dalle prime fasi di ban capiamo subito e immediatamente quale sarà il trend di questa partita, che come tutte le partite recenti della 6.81 vedono nelle prime posizioni di ban già il Lycan, Dead Prophet e Tinker, e molto probabilmente un altro degli eroi che riescono a pushare con tanta efficacia e che hanno avuto un buon successo in questi ultimi tempi. Cosa ne pensi di questi due team, Veon? Ci sarà da divertirci? Vedremo qualche pocket strats o sarà una cosa piuttosto standard? Allora, sinceramente io gli impulsive, volevo dire, li ho visti giocare in diverse partite, giocano veramente bene, fanno delle belle giocate, divertenti da vedere, da castare. Gli MSS l'ho visti solamente alla LAN di Milano, quella del... 10 seconds remaining. Non mi ricordo ora come si chiamava la LAN, comunque che c'era la R48, mi sembra. E non se la cavano male, anche loro sono discretamente bravi. Quindi sicuramente ci sarà di divertirsi in questa partita, vediamo un po'. E come già dicevamo prima, i primi ban sono Dead Prophet, Tinker, Lycan e Raz. Lycan che ormai è praticamente sempre giocato fuori dalla partita, in panchina da solo. E Faceless Void è il primo pick scelto dai Team Impulsive, Faceless Void che negli ultimi mesi ha avuto un ritorno di fiamma, è giocato davvero davvero spesso, all'International l'abbiamo visto in buona parte delle partite, o bannato o piccato. E soprattutto è interessante come il suo ruolo sia passato da quello di hard carry giocato tradizionalmente nei vecchi tempi in safe lane con una Battle Fury o una Midas dedicato completamente al farming, e invece oggi sia giocato solitamente in off lane. Ricordiamo Universe degli EG come abbia portato alla ribalta questo eroe con le sue giocate assolutamente eccezionali. Vedremo se gli MMS risponderanno a questo pick con un offlane altrettanto valido, se decideranno appunto di scegliere un Doom che può andare benissimo in offlane ma anche in tante altre posizioni. Vedremo più avanti nella fase di draft quali saranno le indicazioni che ci darà questo team. Doom che con la sua ultimate può eliminare completamente dall'equazione del teamfight il Faceless Void, e quindi concedere ai propri alleati di muoversi liberamente durante tutto il mid e il late game senza la paura di essere bloccati dalla Chronosphere, che è assolutamente pericolosa in tutte le fasi della partita. Sì, e poi si stanno andando proprio di counter pick. Abbiamo visto che hanno tolto Razor e subito hanno preso Faceless Void dall'altra parte, subito hanno preso Doom, quindi si stanno un po' cercando di leggere, cercando di capire come interpretare il game della parte avversaria. Secondi pick che sono stati molto rapidi, Deadzol e Skyrat Mage. Deadzol che è un support piuttosto inusuale ma che si inserisce benissimo in tanti tipi di strategie diverse. Il suo problema solitamente è che davvero davvero bisognoso di una buona quantità di livelli, tutte le sue skill sono estremamente forti e quando si gioca a Dazzle si ha sempre voglia di riuscire a guadagnare livelli e a alzare tutte le skill contemporaneamente. Non ce n'è una che... abbiamo una bella combo, Faceless Void più Skyrat Mage è abbastanza pesante. Assolutamente, Void e Skyrat Mage è davvero pericoloso. Sì. A meno che di un Doom sul Faceless potrebbe essere critica la situazione. E Invoker è il primo ban della seconda fase dei Team Impulsive, e mentre gli MSSS sono andati nel tempo di riserva per scegliere finalmente di bannare Mirana,
Milana che potrebbe essere giocata in diverse posizioni dai team Impulsi e che invece in questo caso non hanno la possibilità di scelta. Viper Brilliant team è la there. risposta e vedremo quale sarà l'ultima scelta gli MSS. Se prevedono un Faceless Void in offlane avranno la possibilità di bannare diversi tipi di eroi, compreso il mid e il safe lane, e invece la scelta è per il secondo Radiant support, team pick. Ancient Apparition, che è particolarmente fastidioso se si ha una lane-up basata sulle cure come quella col Dazzle e il Doom, perché ricordiamo, l'ultimate dell'Ancient Apparition blocca qualsiasi tipo di cura. Poi comunque sempre con la sfera del Faceless potrebbe causare diversi danni. E niente, non lo so, al 10 momento seconds remaining. sembra Sentling. Sentinel. Dire team pick. Interessante questa scelta. Potrebbe counterare Faceless un Radiant team po' pick. Sentling. Che si tuffa nella bolla. Sì, vediamo. Impazzito. Per adesso è una lane-up piuttosto greedy. Questo Sentinel Sì, abbastanza. che in giungla cercherà di guadagnare gold e livelli. Il Dazzle è altrettanto greedy perché ha bisogno di esperienza. Il Doom è uno degli eroi più greedy che ci sono, che il 10 suo seconds Devour remaining. riesce a farmare quanto più 5 riesce seconds a remaining. fare. Templar Assassins è il Concordo. middle Dire team scelto dagli pick. MSS, una lane-up completamente dedicata allo stomp I speak with the durante il mid trees. game. E Nathor Radiant Prophet e team Wright King down. sono i due pick dei team Impulsive. Wright King che molto probabilmente sarà giocato come support, lo vedo difficile che Sì, sia un anch'io carry. lo vedo come support. In questo tipo di lineup, sì. E un Nathor Prophet 10 che seconds remaining. probabilmente sarà o in offlane o in safe lane, 5 se dovesse seconds andare remaining. in offlane il Void. Abbiamo qualche buona staff Reserve time. da indicare? Sì. Ne abbiamo una che ho trovato a dir poco stupefacente. Circa una delle accoppiate più celebri nel meta odierno, ossia Faceless Void e Scarred Mage. Nonostante sia stato abusato ben 86 volte negli ultimi Dire circa team 1000 ban. match, presenta un hit rate del solo 47%. Abbastanza stupefacente. Interessante. Radiant team pick. Interessante davvero. Che sia colpa di qualche team meno forte che copia il meta o che sia un po' scarsa di così suo, non lo so. Dovremo vedere. Puck e LeSharak, gli ultimi due ban dei due team. LeSharak è un ban piuttosto interessante, considerato che già il 10 seconds Dazzle e il remaining. Sandking sono a disposizione degli MSS. Sarebbe potuto essere un 5 seconds remaining. LeSharak farming, e invece Puck chiaramente Reserve per time. impedirne il pick ai team Impulsive, che al momento si ritrovano senza avere a disposizione un 10 seconds middle remaining. lane. 8 secondi ancora per gli MMSS. 5 seconds remaining. Comunque è stata una sensata la scelta del Sand stands Puck. ready. O comunque un silencer poteva essere Dire team anche pick. da valutare. Perché in effetti con il silenzio sono messi veramente male. Perché Dazzle non può fare niente, il Sandking uguale. La Templar Assassin senza scudo, senza invisibilità, rischio di morire. Quindi sì, è una scelta abbastanza azzeccata quella di bannare il Puck. E Jakir è l'ultimo pick per gli Impulsive. Non conosco Interessante. bene i giocatori e quindi non saprei in quale posizione sarà giocata. Waiting Quindi Wraith King. potrebbe essere un Wraith King che farma in Sì, safe lane. a questo punto può dare. O Jakiro, un Jakiro carry. Come abbiamo visto giocare ad Oda ultimamente. Però non. E Sven invece, non abbiamo detto, è l'ultimo pick degli MSS. Sven che conclude questa lineup al 100% dedicata allo snowball durante il mid game. E Sven che, nonostante sia un eroe piccato relativamente poco e soprattutto negli ultimi tempi piccato come support, è pur sempre un eroe estremamente interessante grazie alle sue capacità di Prepare farm for piuttosto rapido, battle. ma anche di controllare i teamfight grazie al
suo martello allo stun e anche al Warcry e alla sua ulti, che gli dà una quantità di danni piuttosto elevata. Cosa ne pensi di queste lineup, Veon? Beh, questa lineup diciamo che favorirei al momento quella degli Impulsive. Hanno il push, hanno tanto teamfight potential, hanno un Wraith King che ha due vite, quindi veramente non sarà facile buttarli giù, devo dire la verità. Ti fermo subito perché ho appena notato l'inventario del Jakir, abbiamo un Null Talisman e due Tango pullati. Sì, ma l'avevo detto, quindi secondo me infatti questo è un Jakiro mid. Per me è un Jakiro farm, cioè carry, posizione 1 secondo me. Poi vediamo un po', vedremo un po'. Offlane, so. Void su questo. No, in effetti ci sono due Tango, cosa cavolo dico? Sì, sicuramente si fa la bottiglia. Si va mid. Ho detto una Wraith King support assieme allo Scarlet Mage. Probabilmente sarà una tri-lane aggressiva con il Nature Prophet alla Sylar dei VG. Sarà a farmare nella safe lane. Doom off lane come avevamo previsto e sì. La lane up degli MSS è piuttosto standard. Vediamo un po' se sicuramente andranno a cercare il First Blood, gli Impulsive verso la bottom lane, la giungla sicuramente, oppure comunque cercheranno di guardare qualcosa. Quattro giocatori degli Impulsive, tutti tranne il Nature Prophet, che si dirigono verso la giungla nemica, come dicevi. Nessuno è sotto la nascondiglio del smoke e quindi probabilmente sarà una spedizione solo per guardare. No, comunque l'ha visto in tempo. Entrambi i team non hanno intenzione di combattere a livello 1. Nessuno dei due forse avrebbe la meglio. E vediamo un interessante sentry ward per bloccare i campi. Questo è tutto dedicato a cercare il farm, sì, del sending. Esatto, per cercare di evitare lo stack del sending. Il invece Jack mid, vediamo se ci farà impazzire oppure se ci farà soffrire. 2-0 attuale a favore del team Impulsive. Vediamo se saranno in grado gli MSS. Penso di forse ci dobbiamo ribaltare un la gank classifica. Mid, eh? Dovremmo preparare un gank mid, mi sa. Entrambi lo Scarlet Mage, che non ha ancora scelto la sua skill. Solitamente per giocare aggressivi si tende a prendere il Bolt, la Q, per fare più danni, ma invece è lo Slow che è stato scelto. Vediamo se ci sarà la possibilità di un First Blood. Il dive aggressivo, lo stand a parte del Wraith King, e il First Blood va allo Skeleton King. A 42 secondi, un'ottima kill che consente a questo Jakiro middle lane di vincere la propria lane e di non avere problemi in tutti i prossimi minuti della partita. Sì, se lo doveva per me un po' aspettare, è andato un po' troppo aggressivo The Low, però comunque se la sono giocata relativamente bene, hanno avuto fortuna a trovare. E vediamo se il double damage prosegue l'aggressione. Doom, grazie al suo Scorched Earth, riesce a evitare tutto la Ras. E il Wraith King, che utilizzato una Clarity, è già nuovamente pronto all'azione. Aspetta qualche secondo nell'attesa che sia il momento giusto per riuscire a pullare. Safe lane per gli MMS, che sta andando abbastanza bene. Sven è al momento in cima alla classifica dei Last Hit. E con questo pull la lane tornerà sotto controllo e si avvicinerà alla propria torre. Comunque una buona quantità di farm per il Void, che decisamente non si può lamentare. Ha raggiunto già il livello 3. E sì, livello 5 Last Hit. A 2 minuti non sono riusciti a tenere lontano abbastanza. È un po' rischioso far liccare così tanta esperienza un Faceless Void. È una lane up che non credo abbia
particolari potenzialità di kill. Sven ha sì lo stun, ma una volta lanciato lo stun, Dezol non ha alcun tipo di stun, ha solo uno slow che al momento non ha nemmeno skillato, e quindi il Faceless Void poi dovrebbe basta, essere... Poi comunque gli basta un time walk. Esatto, con un time walk non dovrebbe avere alcun tipo di problema. E vediamo nel frattempo una smoke middle, vediamo se sarà il replay della partita precedente. Slow sulla Temple Assassin che utilizza l'invisibilità, ma senti. Ottima sentry da parte di Jakiro e seconda kill su questa middle lane. La stit va a Jakiro, che a questo punto ha decisamente vinto la propria lane. Impulsi vi si rendono conto che appunto sia il loro offlaner è veramente duro da buttare giù, quindi cercano di rifarsi sul mid. Alla fine la Templar Assassin è abbastanza spicy se viene stunnata. E il Doom è due volte in una brutta situazione, ma ha un vantaggio di movement speed sui due support, quindi probabilmente dovrebbe riuscire a scappare con tranquillità, e così è infatti. Non è ancora riuscito a mangiare un creep, non so se ne abbia mangiati di lane, ma decisamente non è riuscito a mangiare creep della giungla, perché non ha ancora alcun tipo di abilità rubata. Tra l'altro il Faceless Void è comunque a livello 4 contro un contro il Doom che è ancora a livello 2, quindi denied. Direi che la 3 lane top sta funzionando decisamente molto molto meglio. Sengen, che anche lui è a livello 2, fra poco probabilmente raggiungerà il livello 3, ha una smoke nel suo inventario. Vedremo se si traducerà in qualche tipo di aggressione assieme al Dazzol fra pochi minuti, o se sarà semplicemente una smoke preventiva di cui farà uso più tardi nella partita. Solitamente i Sanking preferiscono passare l'early e la prima parte del middle game semplicemente a farmare la sua Blink Dagger e l'item successivo. E nel frattempo tutto il continuo harass del Jakiro ha portato la Temple Assassin a una quantità di vita molto molto bassa. Cosa ne pensi di questa Magic Wand First da parte della TA? Ha visto tutti questi gank, quindi ha pensato bene di farsi una wand. E sta nel frattempo del Doom e con l'ultimo last hit da parte del Nature Prophet si libera la possibilità per gli impulsi di pushare la prima line della partita, dell'azione, sì. La prima torre della partita. Con tutti i summon torre che scende di vita piuttosto velocemente, abbiamo anche un Basilius attivato, quindi questi creep sono ancora più resistenti del solito. Nessun last hit per gli impulsi, ma comunque una torre che va nelle loro mani. Li vedo messi male gli MSS, perché comunque il fatto che il Faceless stia farmando senza problemi dal loro top lane sia andata in frantumi relativamente presto non li aiuta sia psicologicamente che dal punto di vista del farm in gioco. E questo Jakiro con la sua build che maxa il Liquid Fire per primo è riuscito a guadagnare anche una torre mid a 6 minuti appena. Solo 4 volte si è visto Jakiro in mid lane. Con questa 3 sconfitte e una vittoria. Mi sa che la vittoria sia stata quella di bella, Artisi. Bella bot! Not so fast! Dicevo, probabilmente la vittoria di Jakiro sarà stata quella di Artisi nell'ultima LAN in Cina. Se ricordo bene, è stato lui aver giocato Jakiro Mito. Ultimamente si rivede questo Jakiro in posizioni fuori dal support. Sì, piaceva tanto ai Cloud9 e gli EG allo stesso modo, che copiano una squadra gli con l'altra. Offlaner, midder, carry, ultimamente l'abbiamo visto. Sono servite 3-4 patch di buff sul suo Liquid Fire e alle altre skill, ma finalmente un po' di attenzione gli è stato dato. Last hit dominati dai due core dei Team Impulsive. E nel frattempo vediamo una buona rotazione nella bottom lane, vediamo se si traducerà in qualche azione aggressiva. Seguita dall'ennesima torre della partita.
Anche mid la torre a metà vita, quindi non se la passa bene la nostra Temper Assassin. Temper Assassin che tra l'altro non avevamo parlato di questo durante il draft, ma il Liquid Fire di Jakiro è una buona spell per togliere lo scudo. Continua a la fare counter abbastanza bene, sì. La counter abbastanza bene, sì. E l'ennesima torre cade per gli MSS. E nel frattempo Standard Writing, seguito da una crono da parte del Faceless Void, non c'è nemmeno bisogno dell'ultimo di Skyrat, che comunque non ancora un ottimo stun da parte del Sanking. Seguito da una Sandstorm, il Dazzle viene stannato nuovamente, un Bash da parte del Faceless Void. E finisce per morire, due kill connette dagli impulsi, seguite da questa torre. E 5-0 con 4 torri cadute. Direi che questo è un po' il simbolo di... Già 3.000 di esperienza in più per gli Impulsive e 7.500 di gold in più per gli Impulsive. Direi che questo è un po' il simbolo della 6.81, no? Questa patch tutta basata sui push. Sì. E purtroppo ci hanno fatto vedere cose divertenti e altre cose molto molto brutte da vedere. Tipo Grand Final che finiscono in 10 minuti di partita. E qualsiasi riferimento all'International è puramente casuale. Sì. Vediamo se gli MSS con questo smoke decideranno di difendere questa torre. Chronosphere che è ancora 50 secondi di cooldown. Stun sul Writing, seguito dal Boros Strike del Sanking. Writing che non è ancora a livello 6, quindi non ha il ritorno dopo la morte. Lo Skyrat Magic ha ricevuto un Doom e probabilmente finirà per morire. Vediamo se c'è un Deny. Niente Deny. Martello da parte dello Sven sul Faceless Void. Faceless Void che sta cercando di scappare. Ancora 5 secondi al Tame Walk. E nel frattempo comunque Jakiro è riuscito a pushare la T3 botto. Bellissimo. Ottimo time walk seguito da un teletrasporto. E Jakiro che ha portato la Ranged Rax a metà vita. E Jakiro che tra l'altro Jakiro indisturbato pusha la mid senza problemi. Ha completato l'Eul e sta lavorando al meccanismo. Una lineup decisamente interessante. Non me la sarei aspettata questa giocata di Jakiro mid, ma decisamente molto 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 più molto intelligente come cosa. Doom nel frattempo ha arrassato molto dal... come ganker per counterare appunto la TA, ma non come midder. Invece si è rivelato molto 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 forte e Yarumi ha giocato tutta la mid, se l'è fatta da solo. Sì, questa sembra proprio una lineup da VC Gaming o da team cinesi tutti push. E vediamo se finalmente riusciranno a uccidere questo Jakiro. Jakiro che con l'Eul e l'Icepad forse riesce a ritardare la sua morte, ma infine viene portato a terra dalla Temporal Assassins. Finalmente una kill sul Jakiro che gli ha dato tanti problemi. E un Dai, almeno una torre denaiata se la sono fatta. Il push comunque continua imperterrito. E Necro 2 pronti per il Nature Prophet. Torre a metà vita, Doom che ha l'ultimate attiva, viene utilizzata sul Faceless Void che è costretto alla ritirata. Riduzione dell'armatura sul Nature Prophet e stun dello Sven che riesce a colpire due eroi. Il Writing che non è ancora a livello 6, Barrow Strike che manca di poco. Team in ritirata, ottima Chronosphere che prende 5 eroi! Seguito da Icepath, combo! Faceless Void che però è costretto alla ritirata, il Sanking che forse cadrà basciato una volta dopo l'altra. Temple Assassin che prosegue la ritirata e con l'ultimo bolt dello Scarlet Mage finirà per seguire il suo team. E anche Dazzle finisce per fare la stessa fine. Sembrava un buon teamfight per gli MSS, ma con un buon controllo della ritirata gli Impulsi sono riusciti a vincere anche questo teamfight. Sì, sono stati troppo outpiccati decisamente gli MSS. Sono stati counterati in tutte le lane. Il loro Sentinel non è riuscito a farmare. Il
loro midder non è riuscito a farmare, il loro offlaner non è riuscito a farmare. Si sono beccati tantissimo push, ma comunque ti lascio sul team fight. Sul team fight che al momento sembra essere solo stata una piccola schermaglia. Entrambi i team si sono ritirati con l'aiuto dell'ultimate del Jakiro in una buona posizione per consentire la ritirata. Tra l'altro era stata buffata uno delle ultime patch, ora fa 100 danni al secondo. E ora si faranno Roshan sicuramente, infatti. Proprio per chiudere la partita. E non hanno neanche visione gli MSS, questo è un problema gigante per loro. Lo dicevamo durante... ottimo stun da parte del... Sand King, seguito della Sandstorm, il Nature Prophet ha tentato di teletrasportarsi lontano, ma finisce per morire. Una kill tutto sommato abbastanza utile per il suo team. Il tempo per finire Roshan. Esatto. Al resto dei limp. Lo dicevamo comunque durante la fase di draft. È una lineup piuttosto greedy e se dovessero ritrovarsi senza map control e pushati in tutte le lane, difficilmente riusciranno a trovare il farm per tornare. Ne sono accorti, resi conto, ma un po' troppo tardi. Il tuo ping da parte di Lot, ma ormai l'Agitan era nelle mani del Faceless. Tre eroi impulsivi nella cima della classifica del network. Jakiro addirittura 3000 gold di vantaggio rispetto allo Sven. E questo Sand King che tante speranze aveva... arrivati a quota 14.000 gold di differenza fra i due team. Anche se ormai è puramente indicativa questa cosa. Che comunque non serve dire loro per rendersi conto che la partita è ormai giunta al termine. Sì, è tutta una questione di ritmi, di map control. Vediamo questo ingaggio con l'Eul seguito dall'Icepuff. Ottimo stand da parte dello Sven. Sven che ha chiuso i tamburi. Ottimo Burrow Strike. Ma la Liquid Fire del Jakiro è troppo per il team Radiant per riuscire a reggere questo push. Due morti per gli MSS e nessuno per gli impulsi. Chronosphere che non è nemmeno stata utilizzata e anche lo Skeleton King ha la sua ultimate ancora a disposizione. E ottimo blink da parte del Right King seguito da una Chronosphere che cercherà di uccidere lo Sven che però è stato tenuto in vita dal Dazzle e con la sua ultimate riuscirà a girarsi verso il team nemico. Stun fra un secondo, ma non riesce ad utilizzarlo, viene ucciso prima. Dazzle non è riuscito a salvarlo una seconda volta. E Void, che è riuscito a teletrasportarsi lontano, e lascia i suoi alleati a finire la partita e a cercare di guadagnare qualche Rax. Ottimo Borrow Strike da parte del Sand King. Ha stunnato Jakiro. Jakiro che tenta di teletrasportarsi lontano, forse ci riesce e ci riesce. Sand King che nel frattempo continua a inseguire lo Skeleton King che finisce per morire. Due morti in cambio di una Rax e quasi una ranged completata, anzi due Barrax bottom. Un altro problema degli MSS che non sanno che hanno qui una ward, quindi non sarà facile nemmeno contenere il prossimo arrivo da parte di Imp, perché sanno esattamente dove saranno posizionati, sapranno. E come ci ha detto il nostro statsman, questo Necro 3 è molto veloce, a 13 minuti. Ma forse costerà caro a Coco Abin, che decide di fermarsi e di lasciarsi uccidere. Nonostante gli HP dati dal Necronomicon è ancora abbastanza squishy se viene dummato o stannato di fila. E per questo appunto ha acquistato la Blink Dagger alla Admiral Bulldog. Che ne pensi di questa Blink Dagger sul Nature Prophet? Oh, io lo trovo un oggetto interessantissimo, Blink Dagger. E ora che ha zero di costo in mana è veramente, se possiamo dirlo, quasi overpower. Cioè la possiamo mettere su qualsiasi tipo di eroe, che sia forza, che sia agilità, che sia un carry, che sia un supporto.
senza alcun tipo di problema, perché comunque il suo lavoro lo farà sicuramente, ti consentirà di salvarti, ti consentirà di fare una kill, quindi è un oggetto veramente utilissimo. E sul Nature Prophet ti può dare la possibilità di gankare in una lane senza farti vedere, quindi arrivi su una lane, cioè ti tipi in mezzo agli alberi e puoi tranquillamente dopo blinkarti fuori senza che nessuno sappia che tu sia lì. Quindi è veramente molto utile sul Nature Prophet. E non è un caso che Admiral Bulldog, il re dei ratti, come si chiama lui stesso ogni tanto, abbia ideato questa build. Lui di solito invece del Necronomicon preferisce il Maelstrom per pulire le wave molto più velocemente, ma è comunque un'altra buona scelta. Temple Assassin, che è assolutamente sotto farmato. Se l'ho giocato molto più come push lane, più che come... cioè come un push laner più che come DPS, quindi ci sta anche il Necronomicon senza problemi. E stand del Wraith King sul Doom, seguito dall'Ice Puff e dal Bolt dello Scarlet Mage. Dazzle è riuscito a mettere la cura sul Doom, che nel frattempo si sta rigenerando di vita grazie alla sua Scorcher Desert, ma l'epicentro forse riuscirà a ribaltare la sua azione. No, non è così, la Temple Assassin cade, seguita da Sven poco dopo. Buyback tentato, ma quattro dei suoi alleati sono in panchina. E la seconda torre è stato pesantissimo. Veramente, veramente devastante per gli MSS. E ne approfittiamo per tornare a controllare velocità in partita. Teletrasporto da parte del Nature Prophet, che riesce a guadagnare una kill sulla Temple Assassin. Doom sul Jakiro, che però con il meccanismo è piuttosto resistente, non rischia di morire durante questo teamfight. Appena finito il Doom, utilizza il meccanismo per tornare a piena vita. Wraith King, che ha ancora la sua ultimate, forse vedremo Jakiro finalmente morire. No, riesce a utilizzare l'Eul per allontanarsi. Boros Strike da parte del Sand King, che lo uccide. Ultimate del Wraith King nuovamente in cooldown, e forse se lo uccidono questa volta sarà una uccisione definitiva. E un'altra kill forse andrà per gli MSS, ma come abbiamo sentito da Lina, che è stato annunciato in game, questo significa sono i Mega Creeps, tutte le Rax cadute. Trolling intanto in game. Trolling in all chat. Vedremo se decideranno di combattere fino alla fine o di tentare un ultimo push per la vittoria. Cerca di finire le T4. E la T4 che riescono benissimo a distruggerla i Necro Creeps. A questo punto ci sta il GG e non perdere più tempo, credo. Perché non so come faranno a resistere a questi Mega Creep. Ma forse con il cleave di Sven riusciranno a ritardare un attimino il push di Creep. Ed ecco il Maelstrom di cui parlavo prima. Cocobin ha deciso di acquistarlo dopo il Necronomicon. Eseguito subito dal Breaking. E se lo fa anche lui. Teletrasporto negli alberi della base Radiant, con la seguente creazione dei Trends e qualche danno sulla T4. Vediamo se dovremmo dare il GG ai Creep. Respawn di Roshan fra 1 minuto e 10. Ma sembra che gli impulsi non abbiano intenzione di aspettarne la rinascita e che vogliono finire la partita subito. T4 a 300 gold. Ancora dentro che spamma Trent. E col blink fuori dagli alberi, con la T4 che cade, adesso l'Ancient è nudo. E vediamo se ci sarà un ultimo tentativo di difesa da parte degli MSS.
Doom sul Faces Void. Faces Void che non ha la Aegis questa volta per riuscire a rimanere in vita. Epicentro da parte del Senki, che finalmente è riuscito a chiudere una Blink Tag. E Scarlet Mage che muore uccidendo il Dazzle in fontana. Ancient che è continuamente sotto attacco. Sven che muore dal Liquidfire del Zekiro. Templar Assassin ha pochissima vita, inseguita dai Necro. Ice Bolt che mangia, ma non è importante. E GJ Creep. Una bella partita che ha dimostrato come in questa patch pushare sia push una buona cosa, il push conta. E direi che con questo è tutto. Io sono Lord of Chaos, accompagnato da... Sì, io sono Veon. E lo Stealth abbiamo sempre il nostro amico Cyber. Cyber. Mi sentite poco, ma ci sono anch'io. Ciao. C'è anche il nostro Cyber. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi.